questo nuovo video. Oggi siamo qua per un nuovo video a tema zero waste, più che altro a tema anti-haul. Se mi seguite da poco e non sapete cos'è un anti-haul principalmente è l'opposto di un haul, ovvero della gente che compra un botto di robe e fa vedere che ha speso milioni per comprare delle cose principalmente inutili. Beh, l'anti-haul significa: vedete queste cose, non ne avete bisogno, non dovete comprarle, ed ecco i motivi per i quali non dovreste comprarle queste cose. Ho iniziato questa rubrica quasi per caso, e non è una cosa che ho inventato io prima che qualcuno mi dica guarda che non stai, cioè non è una cosa tua. No, cioè non sto dicendo che ho inventato io l'anti-haul, anzi esiste da YouTube, su YouTube da anni, e principalmente possibilmente una delle mie categorie preferite di gente che principalmente fa vedere cose e dice io questa cosa non la compro per questi motivi. Ho già fatto due video di questa rubrica che vi lascerò linkati qua sotto se avete voglia di recuperarli. Oggi invece parleremo di una cosa che speravo di fare più vicino al Natale, giusto per stare in tema, ma a quanto pare YouTube è già pieno di questi video, mi tocca farlo adesso all'alba del 14 ottobre. Allora, oggi parleremo del calendario dell'avvento e perché il calendario dell'avvento mi urtano un poco, ecco. Non sto parlando del calendario della cioccolata, perché magari adesso qualcuno dice guarda sta stronza che ci dice che pure il calendario con la cioccolata è uno spreco di risorse. No, assolutamente, va bene la cioccolata, va bene qualsiasi cosa, ma in questo caso sto parlando del calendario dell'avvento che ormai qualsiasi brand che vi viene in mente ce l'ha. Ovvero quel calendario fatto di 24 giorni, che inizia il 1° dicembre fino al 24 di dicembre, e ci sono dei prodottini in mezzo. Allora, perché mi urta questa cosa? Se avete seguito il primissimo haul, anti-haul che ho fatto di questo video, che era contro le influencer, principalmente le influencer che non fanno che promuovere il consumismo e tutto quanto, lì si parlava di mini size. Ecco, il calendario dell'avvento principalmente è praticamente un calendario con tanti mini size dentro. Poi dipende anche tanto dal calendario, dipende tanto dal... come si dice, dal brand. Per esempio, io mi ricordo l'anno scorso avevo visto tanti di questi video con il calendario dell'avvento, li guardavo solo perché mi piaceva vedere il spacchettamento per capire cosa ci sia, cosa ci fosse dentro effettivamente. Tante volte il valore che loro danno al calendario dell'avvento non c'entra niente, nel senso che fanno pagare un calendario dell'avvento veramente tantissimo quando dentro ci sono delle poracciate. Un'altra cosa che mi aveva urtato l'anno scorso è stato il calendario dell'avvento della Lush. Come ben sapete io sostengo la Lush, è uno dei miei brand preferiti e io compro tante cose da loro, però il loro calendario dell'avvento era veramente fatto di bombe da bagno. Allora, per me le bombe da bagno sono l'unica cosa inutile che Lush vende. Non dico che io non compri bombe da bagno, però mi è capitato raramente di comprarle da Lush effettivamente, perché sono grandissime e costano tanto e le usi una volta. Cerco anche, giustamente da quando sono passata anche al zero waste, cerco anche di non fare troppi bagni, perché comunque è uno spreco enorme di acqua, però se mi capita metto semplicemente un po' di sapone e basta. Non serve per forza la bomba da bagno, che semplicemente serve per creare l'atmosfera, non tanto perché ti dà qualcosa di utile alla tua pelle o alla tua cioè sì, ti dà un qualcosa alla tua esperienza per il tuo bagno, ma niente di che. Quindi qual è il mio problema effettivamente con i calendari dell'avvento? Io ho tanti problemi col calendario dell'avvento. Uno, iniziando dallo spreco che si fa, perché effettivamente tu compri un calendario dell'avvento senza sapere effettivamente cosa ci sia dentro. Sì, ci sono gli influencer per questo, ci sono gli influencer che comprano 70.000 calendari dell'avvento, ma li mandano le aziende, non scherziamo che non li comprano tutti, per farti vedere effettivamente cosa ci sia dentro questo calendario. La cosa che io trovo che sia, che tolga un po' anche l'eccitazione, è il fatto che tu sai già cosa ti troverai nel calendario dell'avvento, ma allo stesso tempo vuoi saperlo per non sprecare i tuoi soldi inutilmente. Beh, newsflash, potete anche non comprarlo direttamente, comprate effettivamente delle cose che vi servono, perché i calendari dell'avvento spesso sono mini size di cose che boh, o magari avete mini size di cose che non vi servono, magari vi capita un rossetto che boh, non vi piace il colore, o vi capita una cosa che non vi serve effettivamente, cioè tipo boh, che ne so, se io comprassi un calendario dell'avvento mi capitasse, che ne so, il bronzer che io non uso mai, è un prodotto inutile, è una cosa inutile che io finirei per non utilizzare e finirei magari per buttare. Quindi il calendario dell'avvento, per quanto possa sembrare oh che bello, che ficata, questi soldi li merito tutti perché trovo i prodottini e bla bla bla, non è detto che siano cose utili. Potete effettivamente prendere quei soldi che spenderete per il calendario dell'avvento e comprarvi delle cose di cui avete bisogno. Piuttosto compratevi 10 calendari dell'avvento di cioccolata, che almeno sono anche pure buoni, no? Quindi diciamo che io non
ce l'ho con le compagnie perché creano questa cosa. Si sa che ormai il Natale è diventato una cosa molto consumistica, però è diventata ancora più consumistica per la colpa delle influencer che pubblicizzano queste cose, ma pure i brand che fanno queste cose, che le mandano influencer, l'influencer le pubblicizza e dice oddio questa cosa è magnifica, meravigliosa, stupenda, la dovete avere per forza. Quindi sì, principalmente c'è uno spreco è un ciclo continuo di spreco, perché non sono cose utili, piuttosto spendete quei soldi in cose che effettivamente avete bisogno. Io mi ricordo una mia amica 2 anni fa si era comprato il calendario dell'avvento della Look Fantastic, che è un, non so se lo conoscete, ma è un sito che fa anche le box mensili, eccetera, che anche su quella cosa farò un video. E effettivamente lei ha trovato anche dei prodotti effettivamente validi, cioè delle cose molto belle, ma ha trovato anche tanta merda, cioè ha trovato delle cose che ha detto ma cos'è questa cosa, ma cosa mi serve, ma cosa me ne faccio? E effettivamente cosa te ne fai di 24 prodotti, poi magari c'è gente che si compra più calendari dell'avvento, nemmeno uno, ma più calendari dell'avvento, e ti trovi alla fine con, che ne so, un centinaio di prodotti che non usi, che magari ti fanno pure tutti schifo. Quindi sono veramente dei, cioè se volete fare dei regali per Natale piuttosto guardate, fate un regalo utile, ma non comprate in calendari dell'avvento se uno non vi interessa cosa c'è dentro, cioè piuttosto sì, andate a vedervi i video delle influencer che effettivamente aprono questi calendari dell'avvento, vi fanno vedere cosa c'è dentro e pensate se valga effettivamente la pena, però per mia esperienza, con tutti i calendari dell'avvento che io ho visto, con tutti gli spacchettamenti che io ho visto, i calendari dell'avvento valgono la pena? Sì e no. Vi direi sì e no perché non vorrei neanche fare l'ipocrita dicendo fanno tutti schifo. C'erano dei calendari dell'avvento effettivamente molto belli, che avevano magari dei bei prodotti. Però vi dico, su tanti tanti calendari dell'avvento, perché mi sono vista un sacco di video l'anno scorso, c'erano almeno una decina di prodotti che dicevo sì vabbè, ma questa a cosa serve effettivamente? Mi serve davvero? Cioè, e questo è il senso, non ce l'ho con chi li compra, perché vabbè, se li comprate ho amen, però veramente è uno spreco di materiali, uno spreco di cose, vi ritroverete con prodotti che magari non userete, che non amate, e finirete per buttarli, e questo porta semplicemente a uno spreco veramente di prodotti, anche uno spreco di packaging, perché non è che i prodotti che ci sono dentro sono fatti di carta, di cose, di bla bla, magari la lascia è l'unica cosa che vi potrei dire, ah sì, dai, effettivamente hanno delle cose che non sono impacchettate, quindi ci sta, quella è l'unica cosa che potrei dire è un po' eco-friendly, però allo stesso tempo gli altri brand non lo sono. Quindi un'altra cosa che mi viene in mente è il fatto che per esempio io sono cruelty free, ok? Quindi se compro un calendario dell'avvento di... perché ci sono tanti calendari dell'avvento che mettono più prodotti insieme, come nel caso di Look Fantastic, mettono più brand insieme, mentre se per esempio, vabbè, comprate semplicemente quello della Lush, quello di, che ne so, Yves Rocher, robe così, sapete che è effettivamente quel brand. Ma quando ci sono questi calendari dell'avvento, dove non sapete cosa vi può capitare, perché magari potrebbero esserci più cose insieme, nel mio caso vi direi che uno, vabbè, non lo comprerei proprio per tutto lo spreco che c'è attorno, però allo stesso tempo dico, oddio, ma se mi capita un prodotto che non è cruelty free, cioè non lo uso, e anche là si continua il ciclo del non mi piace, non lo uso, lo butto, fine. Detto ciò, spero che abbiate capito il discorso che volevo fare attorno a questa cosa, però veramente è una cosa che mi urta non poco, perché proprio questa roba di calendari dell'avvento inizia tipo nel mese di settembre, dove c'è gente che spacchetta tutti questi calendari, e c'è gente che vede questi calendari e dice oddio che figata, oddio voglio tutto. Cioè io conosco gente che si è comprata almeno 4 calendari dell'avvento, cioè ma cosa te ne fai di 4 calendari dell'avvento di tutti quei prodotti? Perché io per prima, se penso alle cose che effettivamente uso giornalmente, ci sono delle cose che compro forse una volta all'anno, forse, se mi va bene. Abbiamo capito che nel calendario dell'avvento ci sono le mini size, però anche sulle mini size ho fatto un discorso nel primissimo video che ho fatto sull'anti-haul, e come ho già detto li troverete lì qua sotto, che anche quello è un altro problema, cioè nei calendari dell'avvento non avrete mai effettivamente un prodotto full size, a meno che non mettano prodotti full size, a meno che il calendario di quel brand non sia effettivamente così bla 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 bla. Però sì, effettivamente là, anche là troverete dei prodotti che non sono full size, che sono dei mini size, che magari non vi dureranno neanche tanto, magari vi faranno pure schifo, butterete via 10 bottiglietti di mini shampoo, robe così. Non vale la pena, non vale la pena. Quindi questo Natale piuttosto fatevi regalare cibo, fatevi regalare un viaggio, fatevi regalare una giornata alla spa, ma vi prego non comprate il calendario dell'avvento, tranne quello a cioccolato. Quello a cioccolato ve lo concedo. Niente, io chiudo il video qua, non ho fatto un video molto lungo perché
stiamo cercando di migliorare questa cosa, di non fare video troppo lunghi, vabbè. Si spera. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi dei calendari dell'avvento effettivamente. Fatemi sapere se invece per voi è una cosa meravigliosa che ve lo farete regalare o se l'avete comprato in passato. E magari fatemi sapere se l'avete comprato in passato e vi è fatto tutto schifo. Quindi che quelle sono esperienze che mi interessano. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!